Bene, chiamo sul palco Paolo Lobetti che è partner della società Ernst e White, semplificando, e che è partner per, la, per il settore beni di consumo e retail. Buongiorno a tutti. Davide ci ha presentato una... Come dire, una fotografia sul mercato e sul consumatore. Io proverei oggi a spostare un'ulteriore fotografia per dare un quadro complessivo, facendo una fotografia sulle aziende, quindi focalizzandoci sulle nostre aziende e su come oggi stanno vivendo il, il momento di mercato specifico e quali sono le principali sfide. Due parole sul comparto. Stiamo parlando di 80.000 aziende con un taglio decisamente piccolo in media, un fatturato di 40 miliardi che scende a 27 se consideriamo l'esclusione del commercio del legname e diamo una stima di crescita intorno al 3,5-3,6% per l'anno in corso. Eh, occupa una discreta filiera pari a 320.000 eh, occupati. Il primo dato su cui soffermarci è il dato di export, dove sicuramente ha una quota di, di rilevanza molto importante, vedevamo i numeri di David precedentemente, però concentriamoci sul fatto che il nostro export è un export principalmente orientato al mercato del, dell'Europa soltanto del, del 7% verso l'Asia e l'8% verso il mercato americano, due mercati che sicuramente rappresentano un mercato significativo e importante in termini di sviluppo per molte delle nostre aziende. In sintesi abbiamo un trend che è positivo dopo anni di stagnazione e di difficoltà, il Made in Italy è ancora un, un elemento fondativo delle nostre aziende e importante, l'alta qualità ci supporta nel stare sul mercato e nel competere nel mercato internazionale, anche se abbiamo visto con delle clusterizzazioni importanti relativo ai diversi clienti che, che poi effettivamente riconoscono o meno l'alta qualità e, e il relativo collegamento al Made in Italy. L'export è un issue o è un challenge, è un'opportunità un o è un problema e comunque è un tema su cui la maggior parte delle aziende si stanno confrontando. L'altro tema emergente è il tema delle vendite dirette che non dobbiamo derubricare al solo e-commerce e al solo e-commerce B2C, cioè non soltanto alla vendita al cliente finale ma anche le opportunità che i canali digitali ci danno in termini di vendita ai distributori, vendita in marketplace e così via. Ci siamo detti della centralità del, della nostra filiera e ovviamente la, la prova è il, il Salone del Mobile, ma non solo, anche il Salone di Shanghai eh, ha, ha visto eh, aderire già 42 aziende e i numeri del Salone del Mobile di Milano sono interessanti dal nostro punto di vista anche per, per quel quasi 70% di, eh, di visitatori stranieri e quindi comunque della capacità di attrarre la nostra attenzione. A beneficio della sala non dovete far fatica a fare le fotografie, tutto il materiale sarà distribuito. <ride> Abbiamo parlato di e-commerce, guardiamolo dal punto di vista delle aziende. L'e-commerce è sicuramente un elemento significativo. Italia 20 billion. Quindi 20 miliardi in crescita a double digit, sappiamo che è un, un canale che, che uno in parte cannibalizza gli altri canali, in parte è un canale additivo, eh, sicuramente importante, genera 600 milioni sulle nostre aziende in termini di turnover, ma più interessante è spaccare il dato dell'e-commerce rispetto a quanto eh, dell'e-commerce viene poi effettivamente venduto verso, verso l'estero. Quindi il totale esportazioni. Di questi 20 billion, 3,5 sono di esportazione, cioè i nostri siti e-commerce che vendono verso, verso l'estero e qui il nostro comparto fa un 3,5%, quindi genera un 120 milioni di fatturato. Che è un fatturato di una media impresa, ma che diventerà 500 milioni nel 2020, dove avremo un billion fondamentalmente di transato in e-commerce, di cui 500 mercato domestico e 500 mercato estero. Abbiamo condotto una ricerca su un centinaio di aziende del, del, del nostro comparto, del red e del design e ci siamo accorti che per l'82% delle aziende è un momento in cui stiamo ridefinendo eh, la strategia, si sta ridefinendo come effettivamente muoversi su questi nuovi mercati e con questi nuovi clienti. Per il 68% delle aziende questo tipo di, di cambiamento è addirittura un cambiamento di modello operativo, delle relazioni con i nostri fornitori, del, del ciclo produttivo, della modalità di canalizzare e di andare sul, sul mercato. Quali sono i driver di crescita principali utilizzati dalle aziende in questo momento? L'internazionalizzazione, di sicuro i nuovi cluster di clientela che ci ha rappresentato David prima, l'estensione del portafoglio prodotti, quindi il completamento dei nostri cataloghi per andare incontro a delle nuove richieste che i clienti ci fanno di avere un catalogo più completo, gli elementi di, eh, di accesso al credito e di funding che sono necessari per le nostre aziende per poter competere in un mercato eh, di questo genere. Ultimo ma non ultimo, il tema dei canali, dei canali digitali. Partiamo dall'internazionalizzazione. L'aspetto su cui mi preme concentrare l'attenzione su questa fotografia è l'internazionalizzazione e la redditività, la diversa redditività che le nostre aziende hanno avuto, se internazionalizzate o meno. Nel grafico di sinistra trovate la curva grigia, rappresenta le aziende che abbiamo analizzato insieme a Bocconi in termini di ritorno in equity, in termini quindi di profittabilità e di quanto per gli azionisti effettivamente. Eh, essere internazionalizzati, curva grigia o non internazionalizzati, curva gialla, eh, effettivamente genera in termini di spread. Come vedete, sia nel periodo di crisi ma anche nel momento di ripartenza lo spread è significativo. Stiamo parlando di, di un, orientativamente di un 5% di uh, redditività di ritorno in equity per le aziende internazionalizzate, invece una situazione praticamente di zero ritorno per le aziende non internazionalizzate. Questo ovviamente in media. Abbiamo parlato molto dei millennials lato consumer, come cambiano i loro comportamenti. Io vi, eh, come dire, vi, vi pongo un punto di attenzione relativo ai nuovi cluster di clientela da un punto di vista aziendale. Noi siamo abituati a confondere le rivoluzioni con l'avvento delle tecnologie. Eh, il fatto di avere un, un accesso ad internet o ad, un, ad una specifica tecnologia come possono essere i social, da solo non è rivoluzione. La rivoluzione avviene quando effettivamente dal punto di vista sociale i consumatori cominciano ad agire in modo diverso. I millennials non hanno smesso di consumare musica, hanno semplicemente cominciato a farlo in maniera diversa. La tecnologia che stava a Napster Prime, iTunes, eccetera, era la tecnologia esistente, esisteva già. La, la reale rivoluzione, quello che ha poi impattato le aziende, prima della musica, poi dell'editoria, poi della mobilità, poi dell'editoria e così via, è stato il comportamento. Sociale che è modificato e i millennials l'hanno modificato decisamente. Dal punto di vista dei millennials, eh, il, lo, lo, la, la spinta su cui dobbiamo eh, come dire, concentrare i nostri sforzi in termini di cambiamento delle aziende è percepire l'importanza del canale mobile. Il millennials vive con il telefonino, utilizza lo smartphone per fare tutto. È un eh, eh, cosa vuoi quando vuoi approccio. Cioè c'è comunque questo, questo tipo di immediatezza che deve essere soddisfatto. È un atteggiamento di social shopping, quindi dobbiamo considerare quando rivediamo il percorso di acquisto delle nostre aziende, quando noi ridisegniamo quella che chi, viene chiamata la user experience della, delle nostre aziende, di come il consumatore entra in contatto con i nostri brand e con le nostre aziende, dobbiamo pensare che non è più un one-to-one un uno a uno tra noi e il consumatore, ma ci sono tutta una serie di influenzatori nel percorso di acquisto che generano quello che viene definito social shopping, che sono sì i professionisti, sono anche i pari, sono anche le relazioni che altri scrivono, sono i blog e così via. Dobbiamo considerarle nel nostro percorso di acquisto, nel come disegniamo il percorso di acquisto del nostro cliente. Terzo, un po' più futuristico ma su cui vale la pena fare una riflessione, è il concetto di pay per use. I millennials sono abituati a pagare per quello che utilizzano. Asset immobilizzati come l'automobile non sono così interessati. Vanno più su logiche del pago per quello che effettivamente utilizzo. C'è spazio per sviluppare prodotti e servizi anche per noi da questo punto di vista. I millennials sono tanti. Nel 2020 rappresenteranno per noi il 50% del nostro mercato. Quindi non è più un tema marginale, è un tema che dobbiamo affrontare adesso, perché alcune delle modifiche del, delle nostre aziende sono di fatto modifiche che richiedono tempo, non sono semplicemente una ridefinizione di un catalogo o di una web page un pochino più mirabolante, richiede un cambiamento di processi organizzativi all'interno delle nostre aziende. Oltre a come cambiano i canali, cambia effettivamente l'interazione con, con i nostri clienti. Vi racconto un, un caso che nei, nei giorni scorsi ci è capitato. Stavamo analizzando le relazioni che un brand dell'arredo ha con i propri consumatori. E ci siamo accorti, guardando all'interno dei de, 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 de siti, delle app e così via, che il catalogo era rappresentato soprattutto da, una, da un catalogo che era una trasposizione digitale di un catalogo cartaceo, quindi un PDF. E ci siamo altresì accorti che il 90% degli accessi che i clienti avevano ai siti, alle app e così via, erano attraverso mobile e che questo PDF era praticamente illeggibile e non era possibile fruirlo in maniera semplice. Quindi pensare a quello che è effettivamente e realmente il percorso di acquisto e anche solo di conoscenza dei nostri brand e dei nostri prodotti è indispensabile. Un po' più futuristico però anche su questo merita una riflessione perché richiederà un po' di tempo di sviluppo e come i nostri prodotti in sé cambieranno e possono cambiare da arredo, design, bellezza a come questi si riempiano di tecnologia, prima avvicinati dal tema della domotica, poi dalla, dai sensori, quindi la capacità di avere dei prodotti che sono interattivi, che capiscono in funzione dell'utilizzo come eh, riadattarsi all'utilizzo stesso, come possono migliorare le prestazioni d'uso, come possono essere interconnessi o gestiti attraverso i cellulari e come eh, imparano anche dalle esigenze del consumatore stesso. Ma le nostre aziende sono piccole, stiamo parlando di aziende del, di, un, di un ordine di grandezza, di un fatturato medio di di 500.000 euro e se guardiamo anche i top player, i top 20 rappresentano in valore assoluto di fatturato circa il 10%. Da qui la necessità di trovare le modalità per, per raggiungere la massa critica indispensabile per la palla di neve a, a cominciare a rotolare, ad avere un effetto valanga e cominciare effettivamente a crescere. E allora è inevitabile considerare le opportunità in termini di alleanze, aggregazioni, integrazioni di filiera troppo piccoli, con tutta la, la bontà del nostro stile, del nostro ingegno, è difficile poter competere su un mercato che è sempre più globale. Evidentemente il funding sarà indispensabile da questo punto di vista, ovviamente la, la richiesta è nei confronti anche del, del governo e delle istituzioni di avere delle facilitazioni che consentano alle piccole imprese, alle medie imprese di diventare grandi ma anche accesso al credito attraverso delle forme un po' innovative come i mini bond, il corporate funding e poi l'IPO, le quotazioni per quanto eh, sarà possibile raggiunta una determinata massa critica. Tenderei a non escludere e suggerirei la valutazione di partnership anche con player da un punto di vista di dimensioni molto grandi, molto più grandi di noi, da un punto di vista di partnership con player tecnologici che in realtà sono molto interessati al nostro contributo in termini di contatto con il cliente e di inevitabile passaggio, perché tutti arredano una casa, e, e, e valutare le opportunità che vengono offerte da questi player che sono portatori di tecnologia per integrare insieme i nostri prodotti e generare dei nuovi, dei nuovi oggetti e delle nuove opportunità di business sui clienti. Abbiamo parlato di e-commerce, abbiamo parlato di B2C, eh, vale la pena spendere una parola sul B2B, sulla, sulle possibilità che i canali digitali ci danno in termini di generazione di nuovi rapporti commerciali con i nostri distributori, con i marketplace, dove è ovvio dobbiamo fare attenzione a gestire le cannibalizzazioni di canale e le attenzioni al conflitto di prezzo, però sicuramente rappresentano un'opportunità che è materiale che rappresenta alcuni punti percentuali del fatturato complessivo ed è sicuramente un'area in fortissima crescita. Dal nostro punto di vista i fattori critici di successo sono soprattutto l'integrazione con la community dei, dei professionisti abbiamo parlato architetti e arredatori d'interno ma non solo e di come questi possano essere veicolo di, eh, di nuove opportunità di business in ottica B2B. Fondamentale resta la presentazione del prodotto, tutti sanno quanto è importante l'accesso al prodotto, alle schede tecniche, alle informazioni di dettaglio, la gestione del prezzo delle promozioni, maggiore trasparenza e omogenizzazione cross canale è un elemento importante per evitare anche problemi di reputazione di brand avendo posizionamenti troppo distonici tra un canale e l'altro. Gestione dei servizi di spedizione e di customer service sono quelli che sono dati, come dire, sempre nel top delle classifiche di quello che sia i professionisti sia gli utenti finali eh, identificano per rilevanza sul, sulle analisi dei, eh, dei canali digitali. Per concludere, abbiamo chiesto alle, a un centinaio di aziende quali sono le, le priorità per il 2015 e per l'inizio del 2016. E abbiamo ottenuto un ripensamento del, della strategia complessiva, lo sviluppo dei canali esteri, i canali digitali, eh, investimenti anche interni sulle piattaforme tecnologiche. Se dovessimo sintetizzare una, quelli che sono i, i tre principali oggetti su cui eh, lavorare nei prossimi anni, da un lato la strutturazione di una crescita che permetta di equilibrare l'export attraverso una gestione multicanale, molti dei mercati di sbocco sono nativamente multicanali, se pensiamo all'Inghilterra, se pensiamo all'America, ma anche alla Corea del Sud, sono paesi che hanno i comportamenti di acquisto più digitali, difficile pensare ad un ingresso in questi mercati che non sia nativamente multicanale. Secondo, definire una, una strategia anche di medio periodo, non solo quindi come affronterò l'anno fiscale, ma una strategia che mi permetta di arrivare a quella massa critica che poi mi permetta di fare il salto di qualità alla mia azienda. Terzo, sfruttare il canale B2B e tutte le piattaforme digitali, sia comunicative che da un punto di vista eh, di, di transazione vera e propria, quindi sia nel B2C che nel B2C. E poi vorrei ricordarci tutti, come citava anche David, il tema dei millennials. Stanno arrivando, sono materiali, hanno già fatto disruption in diverse altri settori hanno avvicinato il mondo della musica, dell'editoria e l'hanno completamente ribaltato, adesso stanno arredando casa e richiedono che le nostre aziende facciano un passo in avanti. Vi ringrazio.